Gentile pubblico di O Bianco o Nero, ben ritrovati. Puntata oggi della Voce della Valle che riguarda la Grande Guerra. Siamo stati sui Colli Alti, nel massiccio del Grappa. Il Grappa, il monte sacro alla patria, dove l'amico Luciano ci ha aperto le porte del suo albergo. All'interno c'è uno tra i musei forse più importanti che si possano visitare, un museo della Grande Guerra, quindi un museo privato. Insomma, il ricordo di questo evento del 14-18 sarebbe giusto farlo ricordare non soltanto agli scolari, ma anche una, diciamo così, un risvegliare la memoria di chi in questi anni l'ha un po' perduta. È stata una guerra veramente incredibile, dove si parla dei 20 milioni di soldati periti, ma dopo, tra civili e depotenziamento, pensate, 37 milioni, una cosa da non credere. Ecco, in questo percorso che andiamo a raccontare, grazie anche al museo dei Colli di San Giovanni dell'amico Luciano, insomma, andiamo a raccontare le varie vicissitudini, insomma, coloro che volevano entrare in guerra e coloro che non volevano entrare in guerra. La somma la tirerete voi alla fine di questo servizio. Certo è una cosa che tanti morti non si possono dimenticare, che comunque le guerre non hanno mai portato nulla di buono, se non a qualcuno che si intascava tanti soldi come i grandi lobbisti, i grandi mercanti delle guerre. È pur vero che nel racconto dei grandi scontri bellici sono stati veramente affrontati e soprattutto scoperte innovazioni tecniche esageratamente, che poi ancora ai giorni nostri ne possiamo usufruire. Ma oggi raccontiamo della guerra grande, la guerra che insomma vide la disfatta di Caporetto e poi dopo finalmente con Vittorio Veneto la liberazione e soprattutto, diciamo così, le nostre truppe che riuscirono a sconfiggere le truppe austriache, che chiaramente erano molto più attrezzate di noi, ma il coraggio dei ragazzi del 99, pensate, ragazzi del 99 richiamati erano poco più che 17enni. Bene, tra quei 17enni posso dire c'era anche mio nonno era un ragazzo del 99, quindi oggi con ancor più passione racconto questa storia. Località Colli Alti, albergo San Giovanni, la somma ci conferma un nome, Luciano Favero, dove all'interno dell'albergo dimora uno tra i musei privati della Grande Guerra tra i più completi ed affascinanti. Con questo servizio vi vogliamo raccontare della storia della Prima Guerra Mondiale attraverso gli occhi di un grande appassionato, ricordando la figura del recuperante, nata in Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale. Esso passava per i luoghi dove erano imperversati i combattimenti e recuperava tutti i residuati bellici per poterli poi rivendere come rottami metallici. Per le popolazioni locali si trattava normalmente di un'attività supplementare per raggranellare qualche spicciolo. Per qualcuno divenne anche un vero e proprio lavoro. Si trattava evidentemente di un'attività pericolosa in quanto era possibile incappare in materiale inesploso. Le diverse generazioni di recuperanti fino agli anni 50 si sono succedute ed erano animate inizialmente solo dallo spirito di sopravvivenza, mentre in seguito le motivazioni sono divenute esclusivamente storico-sociali. Ai giorni attuali, e oramai dagli anni 70, il recuperante è una figura che si può associare essenzialmente a due tipi di ricercatori. Il recuperante a scopo di commercio, la sua ricerca nei siti delle guerre è finalizzato al ritrovamento e al restauro oppure per la vendita dei reperti. Possono essere poi mercatini sparsi nel nord o al centro Italia o durante le fiere normalmente denominate militari o simili. E poi dopo c'è il recuperante collezionista, quello che oggi vi stiamo raccontando, che impronta tutta la sua ricerca per il ritrovamento e il restauro e di creare una collezione personale o cedere i reperti a musei e collezioni pubbliche. Succede spesso che grazie a questi appassionati vengano ritrovati resti di militari italiani o stranieri, a cui finalmente può essere data una identità e tumulati con gli onori e con l'affetto dei cari o dei loro discendenti. Luciano Favero, siamo venuti a trovarti nel tuo bel albergo qua ai Colli Alti. Siamo nel 2016, pensavo di vedere delle attrazioni, delle indicazioni, anche per poter capire in questo centenario come sta funzionando. Vedo il tuo albergo sempre molto accogliente, con il tuo solito museo, veramente molto piccolo, che se si dovesse espandersi non basterebbe un capannone a 500 metri quadrati. Ecco, noi vogliamo ricordare che il Monte Grappa, visto che c'è il centenario,
è un monte sacro alla patria e qualcosa bisognerà pur fare. Sì, noi siamo, cioè, ci eravamo preparati con le camere col bagno, il museo sempre un po' aggiornato, lo spazio è piccolo, però non sta accadendo quello per cui ci eravamo organizzati, perlomeno a livello di turismo esterno. Gli appassionati della zona ci sono, e i vicini di Bassano, di Padova, di Treviso salgono sempre, però a livello internazionale e nazionale c'è poco movimento, perlomeno la zona che ci riguarda, perché non è stato pubblicizzato in modo adeguato il Monte Grappa in generale. Ecco, è un po' una storia che si ripete già da anni, perché abbiamo visto in alcuni documenti, alcuni libri, che si parla del Grappa già dagli anni 60, fine anni 60, 70, il recupero. Per fortuna che il recupero del Grappa non ne ha bisogno, sta bene dove sta, e insomma è forse è meglio così. Però certo è che ricordare il 15-18 bisogna ricordare non le gesta eroiche, perché qua non stiamo parlando né di atti eroistici e nemmeno di quanto sia bella la guerra, però bisogna soltanto ricordare 20 milioni di vittime. Ecco, in un percorso didattico questo potrebbe servire veramente tanto. Sì, no, beh, ci sono scolaresche che salgono e anche gli insegnanti sono molto preparati e portano parecchi ragazzini, però diciamo che a livello istituzionale siamo un po'... cioè, è tutto quanto lasciato all'iniziativa privata, perché a parte l'ossario che è del Ministero della Difesa e quindi ha una sua cura e delle sue regole, per il resto è tutto quanto, cioè i vari siti storici sono stati recuperati, dove comunque vanno in visita i ragazzini, anche gli stranieri che possono salire o anche da altre zone d'Italia, è tutto a livello personale e privato, perché non c'è stata una pubblicità espansiva in maniera da far capire che uno sul Monte Grappa può trascorrere anche una settimana mai rimanendo fermo, oddio, facendo base su un punto e mai rimanendo fermo lo stesso giorno sullo stesso luogo, perché siamo pieni di posti da visitare. All'inizio della guerra l'Italia dichiarò la propria neutralità, in quanto i patti con la Triplice Alleanza prevedevano che l'Italia si affiancasse ad Austria e Germania in caso di conflitti difensivi e non offensivi, come invece era questo, in quanto era stata l'Austria per prima ad attaccare la Serbia. Appena fu esclusa l'idea di entrare nel conflitto a favore dell'alleanza, la popolazione italiana si divise tra neutralisti, tra i quali Giolitti, che come evidente affermava che l'Italia non era pronta al conflitto, al contrario gli interventisti, tra i quali Gabriele D'Annunzio, che fu richiamato dall'esilio volontario in Francia per convincere la popolazione all'entrata in guerra. Nel frattempo il re Vittorio Emanuele III, il ministro Salandra e il ministro Sonnino, rispettivamente capo del governo e ministro degli esteri, stipularono il patto di Londra, con il quale la Francia e l'Inghilterra promettevano le terre di Trento e Trieste più altri territori in Dalmazia solo se l'Italia fosse entrata in guerra. E fu così che il 24 maggio 1915 anche l'Italia entrò nel primo conflitto mondiale. Come già ricordato, le condizioni, gli equipaggiamenti dei soldati non erano certo all'altezza dei duri combattimenti che si sarebbero dovuti affrontare. I richiamati alle armi erano di estrazione contadina, brava gente, che in Veneto pativa la fame. Endemica era la pellagra, proprio perché il cibo era poco, al contrario della guerra. Lì sì, lì il rancio era garantito. Tra voi chi non si ricorda la scena di Alberto Sordi che citò la frase ormai celeberrima che alla domanda del generale sulla qualità del cibo lui rispose: ottimo e abbondante. Ma che c'è, sei stato pure te in galera? Che cosa la fai che parli uno per tutti? Magari è più anziano. Ecco, Bordin Giuseppe. Sì, parla te, forse. Ehi, ve avverto che questa si chiama sedizione. In ogni modo fai quel che volete, che mi non ho visto niente. No, mi scusi, sergente, se la mia ignoranza non è pari alla tua, ma qui la seduzione non c'entra proprio un bel niente. È un combattente che privatamente di sua iniziativa fa presente al signor generale
che con quel patume qui non è vita. Vabbè, faremo il conto per vedere a chi sei che tocca di protestare col signor generale. Oh, conta bene, io te conosco. 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tocca a te. Cosa devo dire? Oh, io ve lo dico, se parla questo ci fucilano a tutti, eh? Giusto, tocca a te perché ti tocca a te. Dai, che hai tirato zero, vai. Silenzio, a posto, ragazzi! Il signor generale! Attenti! Riposo, riposo. È una visita amichevole, niente formalità. Riposo. E faccio distribuire il rancio. Sì, signor generale. Penso che i nostri giovanotti abbiano fame. Tu, assaggia il tuo rancio e dimmi che te ne pare. Signor sì. Ottimo abbondante, signor generale. Invece è uno schifo. Niente grassi e poca pasta. Questo non è cibo per uomini che combattono. La sciacquatura di marmitte, si provvede. Avevano ragione. Tutti e due, il giudizio dei soldati sulla qualità del rancio risulta nelle lettere alle famiglie o nei diari, quasi sempre positivo. La razione giornaliera era studiata per apportare mediamente circa 4.000-4.700 calorie, specie per le truppe sottoposte al lavoro intenso della montagna. Salvo che nel corso del 1917, quando a causa economica le razioni scesero a 3.000 calorie, proprio per mancanza di scorte alimentari, ma in ogni caso una dieta sicuramente più ricca di quella a cui erano abituati da civili. La maggior parte dei militari di estrazione popolare, non esclusi i veneti, cresciuti in un ambiente nel quale la pellagra non era stata ancora del tutto debellata alla vigilia del conflitto. I problemi riguardavano semmai la qualità del cibo, che spesso giungeva freddo e scotto nelle trincee. Al contrario delle truppe austriache, erano composte da piccoli imprenditori, impiegati, artigiani, quindi di estrazione sociale maggiore e con equipaggiamenti per l'epoca molto più tecnologici, molto più avanzati, specie, andiamo a fare riferimento sulle nostre truppe. Beh, insomma, la sconfitta pareva certa. Ecco, qua parte il museo all'aperto, cioè vale a dire tutte le trincee. Nella fattispecie in questo piccolo museo, questa chicca, hai reperti e pezzi veramente che sono austriaci, tedeschi, italiani. Sì, qui la collezione, il museo piccolino così, l'abbiamo aperto nel 1990. La collezione ha migliaia di pezzi e non ho mai avuto la possibilità o il modo da parte di qualche istituzione di allargare per far vedere effettivamente con uno spazio adeguato i pezzi che io mantengo qui dentro, che sono ammassati, e per carità a me va bene così perché la mia collezione è esposta al pubblico. Un domani che non mi interesserebbe più farlo vedere al pubblico la tolgo e quindi qui metto magari il banchetto di gelati, ecco. Se parliamo del recuperante degli anni 40-50, i recuperanti andavano a trovare pezzi grossi per fondere poi dopo in pratica il ferro e quindi tanta roba è andata dispersa. Sì, loro andavano a ricercare il materiale per far peso e quindi trovavano le bombe magari con le palline di piombo dentro, quindi lì prendevano soldi e le portavano in fonderia. Loro trascuravano tutta l'oggettistica che potevano essere i bottoni delle giubbe che avevano magari i numeri, le fibbie, tutte quelle serie di piccole cose che i soldati avevano ma non facevano peso, quindi o le tralasciavano o proprio non le guardavano neanche. Le varie medaglie, addirittura i distintivi austriaci, se ne trovavano parecchi, adesso un po' meno. E sono tutti cose, tutti oggetti che dai recuperanti vecchi venivano trascurati, insomma. Stai attento, Luciano, quando si trova, oppure è successo che il milite ignoto, insomma, l'ha fatta un po' da padrona, sono tantissimi i militari morti senza nome. Ecco, è successo qualche volta che hai trovato qualche reperto che ha potuto condurre a... Abbiamo trovato qualche caduto, però purtroppo dalle piastrine non si riusciva a dedurre. Siamo riusciti a capire se era italiano, tedesco, ungherese, in base ai pochi oggettini che poteva avere, magari alla mostrina o al gadget che veniva magari scritto in ungherese, quindi, però non siamo riusciti a sapere il nome del soldato. Fino a qualche anno fa queste cose si potevano fare abbastanza tranquillamente perché avevo lasciato a suo tempo le cassettine per recuperare le ossa. Adesso c'è nata una serie di cose, c'è un comitato tecnico scientifico, quindi c'è un corretto uso sul recupero delle salme. Qualora si rinvene un caduto o resti di un caduto, si deve avvisare l'autorità competente e loro mandano fuori queste squadre di persone che sanno come fare
e fanno in modo migliore, insomma, ecco. Ecco, a differenza tra la prima e la seconda guerra mondiale, proprio i soldati nella prima guerra mondiale, intanto era un vero e proprio lavoro, cioè voglio dire, era sì la patria che doveva comunque combattere l'avanzata austriaca, però come impostazione era proprio un lavoro, era molto più metodico che la seconda guerra mondiale. Forse la seconda guerra mondiale chiaramente aveva anche strumenti molto più moderni. Sì, sì. No, qui hanno fatto quasi 2 anni di combattimenti, quindi erano qui di presidio, ci rimanevano più giorni. E invece la seconda guerra mondiale, a parte il rastrellamento del Grappa famosissimo, con i morti che sono stati a Bassano, a Pove, per il resto sono state scaramucce sporadiche con i partigiani, che anche quelle non trascurabili, però è stata una cosa molto più veloce. Invece in 1 anno e mezzo, quasi 2 anni di combattimenti con tutte le artiglierie e quanto segue, c'erano migliaia di persone quassù. Inizialmente la guerra impose uno sforzo popolare mai visto prima. Enormi masse di uomini furono mobilitate sul fronte interno, così come sul fronte di battaglia, dove i soldati dovettero adattarsi alla dura vita di trincea, alle privazioni materiali e alla costante minaccia della morte. Tutto questo fu imposto dai combattimenti, e i combattimenti furono necessari per dover affrontare poi gravissime conseguenze psicologiche, collettive ed individuali, che andavano dalla nevrosi da combattimento al reinserimento nella società, fino alla nascita delle associazioni dei reduci. C'è una cosa che ti ha commosso di più nelle tue scoperte? Io mi immagino la penna, lo scritto, la lettera, un anello con qualche frase. Ma ogni oggetto in sé è sempre un'emozione, poi no. Specificare cosa mi ha emozionato di più è un po' difficile. Sono rimasto affascinato un anno che ho trovato degli occhialini con la montatura in oro ancora chiusi, di quelli che probabilmente erano di un ufficiale austriaco, perché in zona austriaca, o se no quando trovi l'orologio con ancora il nome dentro e un orologio che ho con una ciocca di capelli, che quindi magari sarà stata della sua donna, della fidanzata. Cioè sono cose un po' particolari che poi lasciano un po' il segno e ti spingono a continuare in questa ricerca. Noi abbiamo iniziato La Voce della Valle negli anni 2000, proprio nel 2000, tu eri giovane esattamente come me, insomma si vede che il tempo è passato, la passione però è rimasta immutata. Temi che si possa perdere un po' quella passione, anche quella convinzione che forse questi oggetti, forse questi momenti possono essere recuperati per la memoria, perché se no i nostri giovani veramente non so quanto poi ci capiranno sulla quello che è stata la grande guerra, fanno grande già confusione adesso. Tu mi parlavi prima dei percorsi didattici, però non tutti, mi viene in mente Bari, mi vengono in mente nella Sicilia, sappiano esattamente il valore del Monte Grappa. Sì, chi ha avuto un parente magari che ha combattuto qui, poi alla fine a me capita ultimamente che mi contattano, poi vengono su qualche giorno, gli faccio vedere con il tempo che ho, che posso avere, ma adesso con mio figlio che li può anche portare a fare un po' di accompagnatore così, quindi abbiamo modo di seguirli un po' di più, e queste persone arrivano che non sanno di preciso cosa ha fatto il loro avo, e quando gli spieghi un po', gli fai vedere, capiscono e si appassionano e portano a casa ai nipoti, ai figli, e trasmettono questa passione. Quindi penso che non andrà perduta la memoria storica, però bisogna insistere e continuare, perché altrimenti in Italia si fa presto a perdersi. L'epilogo. La situazione subì un brusco cambiamento nell'ottobre 1917, quando una improvvisa offensiva degli austro-ungarici nella zona di Caporetto portò ad uno sfondamento delle difese italiane. In un repentino crollo di tutto il fronte, Regio Esercito fu costretto ad una lunga ritirata fino alle rive del fiume Piave, lasciando in mano al nemico il Friuli e il Veneto settentrionale, oltre a centinaia di migliaia di prigionieri passate alla guida del generale Armando Diaz e rinforzate da truppe franco-britanniche. Le forze italiane riuscirono però a consolidare un nuovo fronte lungo il Piave, bloccando l'offensiva degli imperi centrali. Dopo aver respinto un nuovo tentativo degli austro-ungarici di forzare la linea del Piave nel giugno del 1918, le forze degli alleati
passarono alla controffensiva alla fine dell'ottobre del 18, nel corso della cosiddetta battaglia di Vittorio Veneto. Le forze austro-ungariche furono messe in rotta, sfaldandosi nel corso della ritirata. Emblematica la visione di Giovanni Guareschi nel film Don Camillo e del sindaco Peppone, avversari politici, comunista uno e religioso l'altro, dove nella scena del sindaco Bottazzi, in un comizio elettorale, Don Camillo fa suonare il Piave Mormorò. Una scena che bene ci fa capire la sofferenza e le sofferenze subite dai soldati italiani, divisi prima e dopo, ma al ricordo delle sofferenze, si ritrovano fratelli. Che minacciava i sacri confini, e che noi del 99, che abbiamo combattuto sul Monte Grappa, sulle pietraie del Carso e sul Piave, siamo sempre quelli di allora. E allora, quando tuona il cannone, è la voce della patria che chiama, e noi risponderemo presente. Presente. Quei vecchi che abbiamo sul petto le medaglie al valore conquistate sul campo di battaglia, ci troveremo allora a fianco dei giovani e combatteremo sempre e dovunque, e getteremo l'anima oltre l'ostacolo e difenderemo i sacri confini d'Italia contro qualsiasi nemico dell'Occidente e dell'Oriente, per l'indipendenza del paese e al solo scopo del bene indissolubile del re e della patria. Viva la Repubblica! Viva l'esercito! Giusto per ricordare gli oltre 37 milioni tra morti e feriti che la guerra Granda portò con sé, e per la moltitudine delle morti possiamo paragonarla ad una nazione, la nazione della povera gente che ieri come oggi pagano scelte scellerate. La guerra, le guerre, tutte non devono più esistere. Le guerre sanno soltanto risvegliare in noi il peggio delle nostre intenzioni. L'hotel alla corte è situato in un borgo ai piedi delle colline bassanesi, a due passi dallo storico ponte degli Alpini. L'hotel alla corte dispone di 32 camere di categoria superior, finemente arredate e attrezzate con i comfort più moderni, dotato di rete wifi, disponibile gratuitamente in tutta la struttura. I nostri ospiti troveranno un ambiente accogliente, ideale per buffet, cerimonie, banchetti, incontri aziendali e appuntamenti d'affari. Inoltre la struttura è fornita di ampio parcheggio custodito la notte. La nostra struttura vanta il servizio Bike Hotel per un noleggio e custodia biciclette, spazio per lavaggio e officina. All'hotel alla corte sono annessi un ristorante e una pizzeria. Per gustare i nostri prodotti potrete scegliere diverse sistemazioni, fra cui una fresca, terrazza estiva. Hotel alla corte. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Thank you.
e un percorso cicloturistico che dalla Baviera ti accompagna nella città più bella del mondo, Venezia, troverai il Beach Grill Ristorante Birreria Cornale, con specialità bavaresi e le favolose pizze anche con pasta integrale e lievito madre, accompagnate con l'ottima birra Augustiner. Ristorante Birreria Beach Grill Cornale, a pochi chilometri da Bassano del Grappa. Gentile pubblico di O Bianco o Nero, siamo a conclusione di questa pagina della Voce della Valle riguardante il massiccio del Grappa, riguardante la Grande Guerra, la Guerra Granda come la chiamano in Veneto. Beh, certo, abbiamo visto immagini abbastanza dure, abbiamo visto anche come tanti interpreti, quanti attori, quanti registi hanno saputo ben raccontare quelle pagine sinistre della Guerra Granda. Ma certo, va da sé un ragionamento, che le guerre non hanno mai fatto bene a nessuno, e specie la prima guerra mondiale fu combattuta veramente dalla gente umile, da dei contadini, insomma, presi un po' per fame. Però abbiamo visto anche come il coraggio, come veramente il cuore italiano ha saputo in qualche maniera fare squadra e a Vittorio Veneto vincere questa guerra. Insomma, abbiamo raccontato di D'Annunzio, di Giolitti, abbiamo raccontato tutto, ma noi vorremmo soltanto, a conclusione di questo servizio, che ognuno di noi facesse un attimino di mente locale e pensare a questa moltitudine di milioni di persone che sono morte. Abbiamo detto una nazione, 37 milioni di persone che non ci sono più a causa di questa grande guerra. Pensate voi, in 37 milioni di persone, quanti uomini o donne avrebbero potuto cambiare il mondo con una scoperta, avrebbero potuto farci brillare gli occhi con un dipinto, oppure un brano musicale alla Chopin. Insomma, vuol dire guerra depotenziare una umanità. In questo momento comunque non è che le cose siano tante cambiate. Abbiamo non i morti sulla guerra, però abbiamo delle persone che lasciano i loro paesi e muoiono tristemente, anche annegate in maniera cruenta. Noi i morti li classifichiamo con numeri, dovremmo cominciare a pensare che quei morti potrebbero essere, anzi lo sono, dei nostri fratelli. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento a settimana prossima con uno slogan di questa sera. Insomma, i ricordi servono per sapere da dove arriviamo, e quindi se sappiamo la nostra storia potremo anche non fare gli stessi errori, e quindi, insomma, vedere un mondo migliore davanti. Buonanotte.